Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading, potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso, inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com, disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente stiamo andando avanti, stiamo continuando. Ormai dovreste diventati degli esperti, no, degli esperti, però per chi mi sta seguendo, ormai dovreste iniziare a carburare tutto quanto, no? Allora, in questa terza lezione, dove di questo percorso completo gratuito, ovviamente, andremo a vedere altre cose importanti, ok? Che si vanno a sommare a quello che già avevamo visto. Ragazzi, io vi ricordo che questo percorso che io sto rendendo gratuito per voi è un percorso che sto facendo anche per chi non ha la possibilità di comprarsi i percorsi, che me l'avete chiesto in tanti, quindi vi ricordo che il link trovate tutti, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per accedere al percorso, per avere informazioni gratuite col mio team e parlare con me gratuitamente, quindi tutto quello che volete, ragazzi, trovate in descrizione. Per qualsiasi cosa, ovviamente, qualsiasi esigenza, qualsiasi cosa vi serva, vi aiutiamo noi tranquillamente. Ok? Quindi ricordate sempre che avete tutto in descrizione disponibile. Tra l'altro, questo è un percorso per i novizi, lo ripetiamo, non mi stancherò mai di dirlo, e che serve un po' per carburare a chi gli interessa questo mondo. Quindi io apprezzo tantissimo chi, nonostante ciò, mi sta ancora seguendo, si sta appassionando, perché alla fine con YouTube è così, abbiamo iniziato all'inizio. E come vedete, poi siamo passati da GTA, ora stiamo passando al trading, che trading io ormai lo faccio da 10 anni, quindi lo so fare a occhi chiusi, ok? Bene, allora, come vedete, ora mi vedrete in alto a destra, in alto lì. Oggi vedremo delle altre cose abbastanza importanti, ok? Quindi facciamo un breve recap. Vi ricordo che avevamo visto nelle lezioni precedenti supporti, resistenze, che ormai io li do per scontati, ragazzi. Quindi vi ricordo le aree che prendono più massimi e minimi possibili, queste qua. Ovviamente trovate tutte le lezioni, la lezione precedente sempre in descrizione. A Xau USD, ok? Ormai dovreste già aver imparato la nomenclatura dei nomi. USD ovviamente è United States Dollar e lo Xau è il simbolo dell'oro. Quindi ovviamente Xau USD rappresenta l'oro, ok? L'oro dollaro, perché col dollaro si mette sempre a raffronto, perché come abbiamo sempre detto il mercato è dollaro dipendente. Detto ciò, ragazzi, abbiamo visto un po' l'analisi tecnica, abbiamo spiegato cos'è anche l'analisi tecnica nel precedente video. Adesso continueremo con delle cose abbastanza importanti, ok? Quindi delle strategie, vedremo anche gli indicatori. Allora, partiamo da una cosa abbastanza importante che voglio farvi vedere. Se andate qui ci saranno una serie di strumenti GAN e Fibonacci. Io molti di questi li usavo sempre, quasi tutti, specialmente la spirale e i cerchi. Poi li ho lasciati perché ho cambiato la mia operatività. Però quello che vi serve a voi è il ritracciamento di Fibonacci. Che cos'è? Allora, Fibonacci era un matematico pisano che ha inventato la serie storica che la somma dei due numeri precedenti è uguale al primo. Infatti si parte 1, 1, 2, 2 più 1, 3, 3 più 2, 5, 5 più 3, 8 e via dicendo. Ok? Poi queste applicazioni si usano nel trading per trovare certi livelli. Allora, come si usa? Come si applica? Ok, ve lo rendo il più facile possibile. Si prende un massimo o un minimo di riferimento, tipo da qui. Questo è un minimo, no? Perché è un minimo, si vede. È un massimo, ok? Ci si ferma a questo massimo e uscirà questa griglia. Benissimo. Questa griglia molto spesso cosa dice? Dice che Fibonacci, che i livelli 0,5 e 0,618, quindi parliamo ovviamente di tutta questa zona qui, ok? È una zona di golden ratio, ok? Cosa vuol dire? Che è una zona dove molto probabilmente il prezzo arriverà qui, infatti ci siamo, vabbè, ormai il mercato è chiuso, arriverà qui, ok? Per poi sparare verso l'alto, ok? Quindi Fibonacci cosa fa? Non fa altro che calcolare quanto dura il ritracciamento, perciò si chiama ritracciamento di Fibonacci, ok? Questo qui. Quindi che cos'è il ritracciamento? Come dice la parola stessa, dato un trend qualsiasi, in questo caso questo qui, anche se il trend primario qui, ricordatevelo, è ribassista, però va bene. Qui c'è un trend, quindi dato un qualsiasi trend si prende un punto di massimo e di minimo, ora lo vediamo anche al contrario,
E lo strumento ci dirà più o meno la zona in cui il prezzo potrebbe girarsi, quindi okay, ci potrebbe essere un'inversione. Quindi il ritracciamento, ragazzi, è la parte in cui il mercato, vedete, è come se il mercato facesse dei sospiri, poi il mercato si deve riposare perché è salito troppo velocemente, e dove si ferma? Esattamente qui, in questa zona qua, che è facilmente individuabile grazie al Fibonacci, ok? Quindi questa, ragazzi, è una strategia per capire quando il prezzo sta accumulando, diciamo, il ritracciamento per poi continuare verso dove stava andando. Ok, vediamo un caso al contrario. Potrebbe essere, io lo vedo a occhio sicuramente, potrebbe essere questo qui. Dai, sì, più o meno che più, però sì. Dai, ci siamo. No, non mi piace tantissimo, però potrebbe essere questo il caso. Ok, perché guardate, dato questo massimo, quindi da fate finta che qui siamo in un trend ribassista, che poi è quello che è successo. Vedete, ribassista, ribassista, perfetto. Il prezzo rimbalza sul supporto, qui ricordiamo i punti di pivot, li abbiamo già studiati. Il prezzo fa delle oscillazioni e poi continua a scendere. Ma dove si ferma il prezzo? Guardate, qui non è preciso al millimetro, però ragazzi, il prezzo si ferma esattamente tra lo 0,5 e il 6,18. Guardate un po' qui. Non l'ha toccato in modo preciso, però la zona è questa, cioè se io vi tolgo questo, scusate, se io vi tolgo i numeri, ecco, vedete, siamo qui, quindi ovviamente qui l'avreste mancata di un pelo l'entrata, quindi cosa avreste fatto qua? Qua avreste fatto una cosa del genere, ok? Così, lo stop ovviamente sopra il livello di Fibonacci 6-18, perché qui può arrivare, ma può arrivare anche qui e poi scendere, e quindi qui è successa praticamente la stessa cosa. Vedete, qui sicuramente il mercato arriverà qui, su questo supporto che corrisponde anche con 6,18, per poi, scusate, il mercato dare il suo impulso, boom, così verso l'alto. Ok? Quindi praticamente cosa fa il ritracciamento di Fibonacci? È come se andasse un attimo a ritracciare, perché questo è l'impulso, quello giallo, quello nero che si sta vedendo adesso è il ritracciamento, che altro non è, ragazzi, che la fase di supply, ok? Quindi la fase di offerta, dove il mercato scende, accumula ovviamente quello che sta accumulando qui, in questa fase, per poi cosa succede? C'è domanda, i compratori che sono quelli gialli ritornano e il mercato schizzerà verso l'alto. Poi ovviamente, ragazzi, bisogna contestualizzare, perché se io vado a 4 ore, questo è un mercato ribassista, ok? Questa trend line sì, è stata rotta, quindi potrebbe essere effettivamente che il mercato vada su. Così come anche può essere che il mercato vada giù. Questo ovviamente non lo possiamo sapere, altrimenti saremo tutti ricchi sfondati già dal primo giorno. Però quello che voglio farvi capire è il funzionamento del Fibonacci. Continuando, vi faccio vedere un altro esempio. Guardate questo caso, ovviamente qui dovete aspettare che il grafico parta da, vi ricordo sempre, da massimo a minimo, da minimo a massimo. Vedete qui c'è questo massimo, il grafico spara verso giù, il grafico scende velocemente, quindi il prezzo ha bisogno di recuperare, inizia a fare la salita. Guardate dove si va a fermare il prezzo. Guardate la zona del 618, qui. Altra zona. Qui, ok, che la buca, ma poi ci rientra. Altra zona qui tra lo 0,5 e 6,18. Altra volta qui, finché poi ovviamente il prezzo continua nel suo trend, ok, perché qui aveva finito il trend ribassista. Cioè, vedete la zona, ragazzi, tutta questa tra lo 0,5 e 6,18, vedete com'è una zona importante. Ovviamente, ragazzi, non è scienza, non è niente di che, però guardate, per esempio qui lo rompe e poi lo ci ritorna subito giù perché effettivamente qui c'era una struttura da chiudere. Infatti, se noi qua gli mettiamo questa, c'è una resistenza, vedete? Tocca questo massimo, questo minimo, questo minimo, questo massimo, scusate, questo minimo, e poi scende. Ok, però vedete come qui e qui ha funzionato alla grande. Ok, è questo il sistema. Ok, ovviamente, ragazzi, il 2,97 e il 3,82 vengono sempre presi, cioè vengono sempre forati. È la zona golden 0,6 e 0,5, che è la zona dove il ritracciamento tecnicamente dovrebbe essere rifiutato. Vedete, qui c'è un rigetto, qui c'è un rigetto, qui pure, e vabbè, poi il trend ovviamente continua perché è un trend rialzista. Però vedete, ha dato sempre la sua reazione, sempre, quello è l'importante. A questo punto, dopo aver visto, quindi il ritracciamento di Fibonacci a cosa serve, in parole molto semplici, vedremo gli indicatori, ok? Allora, innanzitutto partiamo da una distinzione abbastanza importante. Gli indicatori e gli oscillatori, ci sono due classi abbastanza importanti, ok? Quindi vediamo vi faccio vedere i più eventi e i più importanti, vediamo
il Moving Average Converge Divergence, ok? Che è questo qui, ora ve lo spiego. E poi vediamo, che ne so, le bande di Bollinger, ok? Che sono i più famosi, uno dei più famosi, poi c'è anche l'RSA, eccetera. Allora, distinguiamo una categoria. I primi, quelli che vanno sopra, quindi in sovraimpressione a grafico, si chiamano indicatori, ok? Proprio perché indicano il prezzo dove va. E solitamente hanno un valore che va a più infinito, cioè non ci sono parametri da settare, ok? A parte i periodi che possono andare a più infinito. Mentre gli oscillatori, che sono quelli che vanno sotto il grafico, questi qui, si caratterizzano perché vanno da 0, da 1 a 100, ok? Infatti, se io vi clicco qui, ci sono tutti i periodi che potete andare a settare. E infatti qui, ragazzi, se noi andiamo a schiacciare, solitamente, vedete, si arriva di un valore da 1 a 100, ma la prassi qual è questa? Anche la teoria dice sempre, è sempre detto questo. Ok, benissimo. Quindi partiamo dalle bande di Bollinger. Come vedete, le bande di Bollinger servono a capire. Quindi, vedete, il grafico inizia a diventare un po' più complesso. Ci spiega la volatilità. Ok, quindi vi ricordo cosa è la volatilità? È l'oscillazione del prezzo violenta o costante che sia in un determinato periodo di tempo. Ok, vedete qui il grafico come buca queste che sono le bande di Bollinger. Le tolgo. Ora ve le rimetto. Quindi, quando il prezzo buca le bande, significa che c'è una volatilità, quindi il prezzo si sta allargando, si sta sfaldando. Poi guardate, il prezzo ritorna dentro le bande e poi boom, di nuovo scende. Ok, quindi in questo caso cosa succede? Che quando le bande, il prezzo buca le bande di Bollinger, solitamente si parte in tendenza. Infatti, vedete qui, poi si riassesta. Poi qui di nuovo lo buca, il prezzo fa un'ultima discesa per poi risalire. Ok, risale, 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 le buca, ma ci rimane sempre dentro. Quindi l'importante è questo: se ci fate caso, il prezzo batte la maggior parte delle volte sulle bande inferiori e superiori. Ovviamente questa è la banda superiore, la linea di sopra, e questa è la banda inferiore. Questo altro non ci fa capire che la volatilità è molto spesso, se per esempio qui il prezzo batte su un supporto e batte sulla banda di Bollinger inferiore, possiamo avere un segnale long, come spesso accade, come è accaduto anche qui, come è accaduto anche qui, cioè vedete qui c'è un altro supporto volendo, vedete? Ci dà delle entrate in più. Benissimo, se poi noi volessimo andare anche a vedere il MACD, ok? Che cosa fa il MACD, ragazzi? Il MACD non fa altro che dare dei segnali operativi quando il trend si sta invertendo. Infatti, se voi guardate qui, anzi, andiamo a vedere il caso reale di adesso, guardate, quando questo trend ribassista è finito, penso che si vede abbastanza, si evince benissimo, ok? Guardate, la linea rossa che rappresenta ovviamente i ribassi e la linea blu i rialzi si incrociano, ok? Vedete? Si incrociano perché sta per annunciare un trend rialzista. Infatti, guardate, si incrociano e cosa fa il prezzo? Boom! Poi guardate, il prezzo ritorna qui che fa batte sulla resistenza, quindi dovete anche contestualizzare. Guardate il MACD che fa, si stanno riavvicinando, cioè vedete, qui si sfaldano le linee, mentre quando vedete che si riavvicinano piano piano, significa che potrebbe esserci un'inversione, che ovviamente non è sempre scienza. Infatti, guardate cosa fa: le linee si rincrociano, ok? E il prezzo scende esattamente come è successo qui, ok? Ecco, è sceso. Ora, probabilmente queste linee si sfalderanno e si apriranno ancora, e il prezzo magari arriverà qui, e poi si rincontreranno, la blu scavallerà quella rossa, e il prezzo di nuovo, ovviamente, ragazzi, cosa farà? Come al solito, scavallerà. E andrà verso l'alto. È questo il sistema, che è un principio molto molto basilare. Ovviamente questi sono i volumi che rappresentano, come già dicemmo tante volte, la quantità di persone a mercato che ci sono effettivamente, quindi quante persone stanno comprando in quel momento, ok? Ovviamente, ragazzi, li trovate scrivendo volume qui, ok? Questi qua rappresentano candela per candela le contrattazioni che ci sono per quella determinata candela. Se vedete una contrattazione forte, alta, short, mentre il grafico scende, avete sicuramente un'idea che il grafico continuerà a scendere, no? Cioè, molto semplice. Per esempio, se voi andate a guardare questa candela, che è questa della rottura, che rompe questo supporto, guardate il volume, è basso, e questa qui è bassissimo rispetto ai volumi precedenti. Quindi ci fa capire che potrebbe esserci un'inversione. Se poi lo andiamo a confrontare con il MACD, abbiamo una conferma in più. Quindi abbiamo il MACD, i volumi, le resistenze, i supporti. Togliendo le bande di Bollinger, vorrei farvi vedere anche l'RSI, infine, molto semplice, Relative Strength Index, rappresenta l'indice di forza relativa, questo possiamo anche togliere, e vi faccio vedere molto semplicemente come funziona. Quando l'RSI supera il 70-30, anche se io vi consiglio di tenere valori che
siano invece 85-15, ok, li cambiate. Quindi quando questa linea, quindi questo grafico arriva sull'80, sul 15, il grafico deve necessariamente svoltare e girare, ok? Ovviamente questo lo possiamo affiancare alle medie mobili, che si chiamano Smoothed Moving Average, queste qua. Ora ne mettiamo due, che vedete sono composte sul grafico, e vi do come indicazione una a 8 periodi, ok? Che è la più lenta, e una a 12. Ecco qua, come vedete le medie mobili non fanno altro che replicare praticamente l'andamento del MACD, sono simili, quindi ottenete le medie mobili del MACD. Infatti, come spesso vedete, quando il prezzo arriva nelle zone alte dell'85 o del 15, il prezzo si rigira, come si è rigirato qui a 20, era quasi arrivato, il prezzo è salito, ha dato la sua reazione, non per forza cambiare trend, però casi particolari ovviamente sono successi qui. Guardate, il prezzo addirittura ha bucato, è arrivato a 80-94, il prezzo è sceso, è crollato, boom, subito. Ok, quindi quando il prezzo dà la sua reazione in questo senso, con le bande, scusatemi, con l'RSI, significa che il prezzo è destinato a scendere. Ovviamente queste cose vanno sempre contestualizzate e vanno sempre guardate e capite. Le medie mobili, ragazzi, sono lo strumento migliore per seguire il trend. Quindi, come vedete, il prezzo cosa fa? Quando il prezzo è in trend, ovviamente le medie mobili fanno da supporto e resistenza dinamiche, perché vedete si muovono, il prezzo boom sbatte e scende, il prezzo boom sbatte e scende, il prezzo boom sbatte e scende, e via dicendo, finché poi vedete c'è l'accavallamento e poi parte un nuovo trend. Vedete poi il nuovo trend cosa succede? Il prezzo boom sbatte e sale, e vabbè, qui non lo tocca perché è troppo in trend, sbatte e sale. Ora le medie mobili si stanno rincrociando verso short, sicuramente il prezzo qui arriverà, salirà fin dove? Molto probabilmente fine qui, sbatterà sulla media rossa e scenderà ancora, finché arrivare qui si rincroceranno e andranno su. Quindi vedete, entrate in quest'ottica qui, ok? Benissimo ragazzi, io spero che la spiegazione sia chiara, sicuramente ne riparleremo nei prossimi video, vedremo altri indicatori oscillatori, perché è un corso super completo. Detto questo, io spero veramente che vi stia piacendo, fatemi sapere nei commenti come la pensate, se vi state esercitando, se vi state trovando bene. Ovviamente ragazzi, trovate sempre tutti i link nella descrizione se volete parlare con me, con il mio team, e accedere ai nostri percorsi formativi completi. Per questo video è tutto ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!